Il 27 luglio a Peschici, con l'arrivo di Goletta Verde nel porto della cittadina garganica, ci sarà un evento di portata nazionale organizzato con le maggiori associazioni ambientaliste, il No Plastic Use Day. Alla manifestazione parteciperanno amministratori locali, provinciali e regionali, esponenti politici, rappresentanti di associazioni ambientaliste. All'evento aderiscono Regione Puglia, Parco Nazionale del Gargano, Provincia di Foggia e Comune di Peschici. La giornata sarà suddivisa in due momenti, il primo al porto di Peschici, in linea con il programma di Legambiente, con delle forchette in plastica gigante e una catena umana sulla spiaggia. Il secondo, nella nuova piazza antistante il comune di Peschici, rappresentato da un convegno con relatori di rilievo che illustreranno i rischi legati all'utilizzo della plastica monouso, spiega Raffaele Vigilante del Coordinamento Regionale Tutela del Mare. Vigilante invita tutti i comuni del territorio ad adottare specifiche delibere che siano utili a regolamentare l'utilizzo corretto e a contrastare l'abuso di materiali plastiche nel quotidiano, per iniziare ad arginare in maniera incisiva quelli che sono i fenomeni di inquinamento dei nostri mari e non solo. Nel dettaglio, il programma prevede alle 10.30 l'arrivo nel porto di Peschici, alle 11 il trash mob esagerato, usa e getta no grazie, la nuova campagna di Legambiente contro l'uso di materiali monouso in plastica. Alle 11.30 presso il Lido Onda Beach, conferenza stampa a cui parteciperanno, oltre a Raffaele Vigilante, il sindaco di Peschici Franco Tavaglione, il presidente di Legambiente Puglia Francesco Tarantini, il vicepresidente della provincia di Foggia Rosario Cusmai, il presidente della comunità del Parco del Gargano Rocco Di Brina e il vicepresidente del parco Claudio Costanzucci. Alle 12 il flash mob e la catena umana in spiaggia No Plastic Use Day. Alle 18 infine visite guidate a bordo di Goletta Verde.